di farlo vedere. Voilà. Quindi Allora, scatola nera, come confezione spesso nera. si, come spesso per i flagship, quindi Questa è colore la nero. variante da 12256, Harman Kardon, Dolby Vision, Dolby Atmos, tutte le solite robe. E ovviamente logo Leica. Ecco, devo guardare magari Bello lo schermo per capire se sono già titolato. evidente, bello Sì, evidente. facciamo un. Ah, Però sì, si è sentito perché ci ho messo veramente tanto ad attendere momento questo. religioso, momento religioso. Ma prima di. Vediamo cosa c'è qua. Allora, Vediamo. suppongo che ci sia la coverina. Vabbè, ovviamente il pin per la SIM. Direi silicone Manuali. trasparente, Ecco, sì, classica. coverina trasparente. Ma chi vuole mettere una cover in un telefono così bello? Non io. Quando lo vedrete capirete, vabbè, magari avete già visto qualche E foto, però sicuramente dal vivo sì. fa un Dal altro effetto. vivo fa un altro effetto, ma soprattutto. Vabbè, lì dentro c'è il caricatore, ma ce lo risparmiamo. Passiamo direttamente a lui. Momento ASMR per i fanatici. E allora, intanto mi sa che è spento, quindi lo accendo. Dimmi che è carico, sì, è carico. Questo è il retro. Lo pulisco al volo per correttezza. Se lo Decisamente merita di essere visto pulito. sì. Voilà. Quanto guardate. Ah, questa finitura in pelle vegana, quindi ecopelle. Ecopelle possiamo definirla, Esatto, sì, il logo assolutamente. Xiaomi lucido e questa finitura qua, oltre ad essere fighissima, il motivo per il quale non vi serve una cover, perché non scivola per niente, è veramente molto grigliosa. Grigliosa, Gripposa è questo qua, l'aggettivo del mese. capito? Cioè, coniamolo. E poi ovviamente il modestissimo modulo camera con Leica. E Capture the Moment, Sun Micron, quindi lenti Leica, e lenti Leica vuol dire, per dirvi cosa vuol dire, vi direi di andare sul sito Leica e provare a comprare la lente più economica di Leica che trovate, così capite di che qualità stiamo parlando, Già. più un cerchio in oro vero attorno appunto al modulo camera. Camera composta da tre sensori, il principale che è quello in alto da 50 megapixel ed è un sensore da un pollice, raga, un pollice, quindi enorme, il più grande finora in commercio. E poi la ultra grandangolare e la tele da fino al 120x più l'ultra grandangolare, entrambe da 48 megapixel. E anche in questo caso non si tratta di sensorini messi giusto per completare il comparto camera, ma sensori veri e propri. Più il doppio flash LED con anche appunto il sensore per regolare la temperatura del colore e l'autofocus laser. Diciamo che c'ha letteralmente tutto, ma questo sicuramente lo sapevate già. MIUI purtroppo in versione Cina, perché appunto è un prodotto destinato al mercato cinese. MIUI 13, c'è già un update da fare. E 12 giga, 500, 256 giga di RAM, sì, di RAM, di E di Di storage. storage. E altra novità, il processore, in questo caso vabbè c'è scritto Octa-Core Max 3.2 GHz, ma si tratta dello Snapdragon 8 Gen 1 Plus, che è la nuova versione overclockata dell'8 Gen 1, ma con una grande novità, perché non si tratta solo di un overclock, bensì è una versione prodotta da TSMC, lo so per dire in inglese perché abbiamo fatto prima il meeting in Esatto, inglese, esatto. e quindi non da Samsung. Di conseguenza, stando a benchmark, stando alle opinioni generali, ma stando anche a quella che è la storia di TSMC, processori che non scaldano, e promette circa un 30% in più di autonomia rispetto alla versione base. E vabbè, qua tante app in cinese che non ci interessano. E non abbiamo fatto ancora dei test, quindi non ve lo posso dire, anche perché appunto questo qui non è mio. L'unica cosa che vi posso dire è questa, App Camera. E l'app ovviamente di Leica, la nuova app con questo flag qua per poter applicare in fase di scatto i due filtri di Leica, l'Authentic e il Vibrant, che richiamano i colori della color science appunto dei sensori che utilizza Leica, e vi assicuro che sono parecchio fedeli. Più tutte le varie funzioni, quindi la versione, la modalità Pro, che sicuramente chi compra questo telefono qua andrà ad utilizzare, l'opzione per attivare ovviamente lo scatto in RAW, l'opzione per scattare a 50 megapixel, poi vabbè la griglia,
la misura dell'esposizione per verificare che tutto si è esposto correttamente, il focus peaking che vi dice quali aree della foto sono messe a fuoco, e questa qua è fondamentale per un motivo, perché trattandosi di un sensore da un pollice, quindi un sensore veramente grande, quello che succede è che se io metto adesso questa mano qua e scatto la foto, adesso faccio una foto al volo, a parte la velocità di scatto che è impressionante, vi faccio vedere perché è importante un sensore da un pollice. Al di là E di quello è proprio un questi pollice, tra l'altro. dettagli, Quello esatto, che sto tanto inquadrando questo è è un veramente un pollice. pollice. Questo qua è stupendo. No, ma a parte i dettagli che secondo me si riescono anche ad apprezzare in camera, guardate dietro come è sfocato lo sfondo. Questo è quello che in genere si ottiene con una macchina fotografica vera. E perché succede? Perché il sensore è veramente grande. I sensori da smartphone classici non riescono ad ottenere questo bokeh, quindi l'effetto di sfocatura dello sfondo in virtù della grandezza del sensore che non è adeguata. In questo caso hai una qualità e un bokeh letteralmente da camera. Poi, raga, cioè, si vede veramente anche la texture della pelle. Sì, no, è incredibile. Carle suoi poke, no, bokeh. I poke Poké comunque li apprezzo tantissimo, ma ah, Paolo, ok, l'abbiamo mangiato insieme, ecco perché. ottimi, esatto, sì, ma in questo caso. Ovviamente video in 8K con tutte e tre le lenti, c'è ovviamente la funzione macro che va sulla ultra grandangolare, c'è lo zoom che ti permette di andare letteralmente ovunque, qua se volete andiamo a vedere come è settato il microfono, poi ti compare questo mirino qui per capire in che porzione della foto sei, da qui possiamo applicare i filtri Leica più tutti gli altri classici. Sono due a colori, uno vivido e uno naturale, più due in bianco e nero. E modalità bellezza che va assolutamente disattivata in ogni caso e in qualsiasi telefono. E modalità ritratto, che anche qui, e qua si apre un altro capitolo, perché la modalità ritratto si serve a sfocare lo sfondo Esatto, lo per fa tutti un gli po' smartphone che, artificialmente, no? esatto, Sì. appunto, non possono tenerlo naturalmente. Ma qui, ma che ve ne frega, balzatela direttamente perché c'avete quello naturale. Esatto. Modalità notte chiaramente presente, sia in modalità foto che in modalità video, quindi c'è anche la Ultra Night Mode, più tutte le funzioni che conoscete, compresa la Super Moon per gli scatti alla luna, la possibilità di abilitare il watermark di Leica che serve semplicemente per flexare che avete un 12S Ultra, e Esatto, va attivato infatti. esattamente, sì, è quasi Sì, obbligatorio, è quasi cioè, obbligatorio. anche perché se no non l'hai comprato se non l'hai abilitato. E per quanto riguarda la parte camera è tutto, ma cioè ha tutto, è tutto ed ha È tutto e tutto. ha tutto, sì. Io vi rilascio da questa parte qua perché secondo me va visto e rivisto. Sì, Se no, avete è domande notevole, sulla notevole. qualsiasi, siamo qua per È farvi notevole rosicare. il bilanciamento, il peso, Sì, il look è unico, cioè non tra si l'altro può. se faccio questa cosa qua te ne Non accorgi da male, questo. eh? Non male. Cioè, se tu metti il dito al centro dello smartphone e lo smartphone tiene, vuol dire che il peso è perfettamente Distribuito bilanciato. e considerata la grandezza di quel modulo Esatto, camera, vi perché fa capire. cioè, è veramente un lavoro di Sì. alta ingegneria fare una roba del genere, perché è un modulo che tanto sporge, e appunto vi facciamo vedere anche quanto sporge. E per quelli che ha, ah, che palle, il modulo non dovrebbe sporgere, no, deve sporgere proprio per quello che c'è dentro. Eh sì, in questo caso, diciamo che E ci sono dei motivi bilanciare ben non è precisi. facile perché, oltre questo, qua ovviamente c'è la batteria ed è Certo. uno dei componenti più pesanti dello smartphone, quindi esatto. Sempre, certo. La densità, certamente. E ciao a tutti di Licia, ciao Licia Ciao. e gente che piange. No, Gente che guarda ma piange. che brutto, change my mind. Il modello è bruttissimo, ma tu hai comprato un 12S Ultra e devi abilitarlo per forza. Ovviamente sono ironico, però sì, No, sì, concordiamo tutti sul fatto che i watermark sono brutti. certo. Giuliano dalla chat di me.com ci dice che ci corregge, ci dice Leica non Laika. Qua Si dice Laika. mi metto per 2 minuti il cappello del professore in tedesco, perché in tedesco il dittongo EI si legge AI, quindi è Laika se lo si vuole dire alla tedesca, se no lo si dice all'italiana ed è Leica. Però a quel punto dovremmo parlare anche di Xiaomi. Esatto, No, e non scherzi a Xiaomi. parte. No, no, la pronuncia corretta è Laika comunque, Esatto, ci sì, dice assolutamente. DekaPH. Che dice Carlo, si nota già ad occhio una gamma dinamica migliore grazie al sensorone. Allora, come dicevo prima, lo abbiamo unboxato e richiuso nella scatola in attesa della live. Mi prenderò
almeno un giorno per fare scatti e poi li metto anche su Community e magari metto un drive con i RAW a disposizione. E a naso comunque sembrano delle foto veramente assurde già in modalità automatica. Poi è chiaro che a me e a te della modalità automatica chi se ne frega. Facciamo anche quei test là e poi. Esatto, Secondo me Vincenzo freme, cioè, freme tanto quanto te, lo freme tanto immagino. quanto te, sì, assolutamente. Ci dicono video fuori fuoco In che senso? e No, no, sai che no, forse era andato fuori e quindi aveva messo a fuoco, non ah, lo beh, so, può può darsi, essere però, però. no, sì, quello può succedere, ma semplicemente No. perché usiamo una reflex per inquadrare e ovviamente se si mette già un dito davanti allo smartphone va a fuoco con l'autofocus, qualunque cosa ci vada davanti, Bimo praticamente. 24 ci dice: sarò sincero, mi piace poco esteticamente parlando, ci sta. Esteticamente è appunto una roba soggettiva. La fotocamera, a mio parere, è troppo grossa. Allora, in questo caso non c'era modo di farla più piccola, perché appunto Già. la differenza tra la qualità di uno smartphone in termini di foto e di una camera e la grandezza del sensore, tutta là la differenza. Certo. Cioè, tanto più riesce a mettere un sensore grande all'interno di uno smartphone, più riesce a crescere nella qualità degli scatti. E in questo caso si è messo letteralmente il più grande che si possa mettere in uno smartphone. E un sensore da un pollice è qualcosa che in genere si trova sulle compatte professionali. A me adesso viene in mente la RX100 di Sony, perché tra l'altro ai tempi era stata utilizzata come benchmark in un lancio di Xiaomi. Parliamo Ok. di una camera che comunque costicchia i suoi 1000-1200 euro. Quindi, insomma, già cioè una Quindi discreta, per un farvi capire, discreto dietro al costo investimento. di un prodotto del genere, a parte tutto quello che già sapete, i processori, le memorie, i display, il cerchio in oro, quel che è, un sensore di una macchina fotografica costa e la qualità si ottiene solo con quelle dimensioni lì. Di conseguenza non c'era modo di fare un piccolo modulo fotografico, se no non facevi più un 12S Ultra, ma un Certo. qualsiasi altro smartphone. Assolutamente. Beh, io tornerei ad una Sì, camera più. wide. Esatto, eccoci qua. E